Cosa pensa di questo film e del ruolo che ha interpretato? Ma come ho detto, un film un po' di genere, no? Particolare, un po' all'americana, con diciamo qualcosa in più, nel senso che, come ho detto prima, lui è un po' intellettuale. Però come costruzione del film, la musica per esempio, tipica americana, cioè, uno vede questi film americani d'azione, c'è una musica, su un film è due ore di musica, e così ha fatto Lewis. Niente, per il ruolo considero un cameo, che è il padre del protagonista, che come ho detto è un architetto, egittologo, che è stato anche uno dei, diciamo, lui ha ideato, no, il tempio di Re Salomone. È un personaggio un po' così particolare, che è di guida al figlio un po' durante il film, no? In tutta la sua vita, è una guida per il figlio. Gli dà sempre dei consigli agli inizi, no? Se lei ha visto all'inizio del film, dà dei consigli, e poi ogni tanto si sente la sua voce fuori campo, non so se l'avete riconosciuta, ma sono io che parlo. E per un attore che comunque ha avuto a che fare, ha lavorato con i più grandi registi, ha lavorato in America, tutto quanto, come ci si trova a partecipare a film indipendenti? Ricordo quello delle sirene che girò in Croazia qualche anno fa, in Macedonia. Macedonia, sì. Come si trova a girare questi film indipendenti che comunque, diciamo, danno ancora un po' il sale di quello che era il cinema di una volta? Ma guardi, io preferisco fare i film indipendenti. Io ho fatto grossi film americani, inglesi, adesso ho fatto un film inglese molto, molto grosso, ho girato in Cornovaglia, ma delle truppe di 200-300 persone, un macello, Franco Nero is about 5 minutes arrival late, no, cioè è tutto un gioco che non mi sta bene. Invece il film indipendente, la truppa è piccola, c'è una comunicazione veloce, è quasi una famiglia. È una famiglia. Io ne ho fatto uno adesso, ho aiutato un giovane regista che ha fatto un film in Puglia, bellissimo, io l'ho fatto volentieri, e sono riuscito a farlo proprio tra due grossi film, uno che ho girato a Budapest e questo inglese. Ho trovato quella settimana per andarlo ad aiutare a fare il film. Invece, a proposito di produzioni più personali, per quanto riguarda Django e quest'idea di... Ma Django al momento si dovrebbe fare il prossimo anno con questo grande regista tedesco, Christian Albert. Lui è un bravissimo regista, la sceneggiatura è di uno dei più grandi sceneggiatori americani, John Sayles. Lui è stato anche candidato due volte agli Oscar come migliore sceneggiatore. Speriamo. E poi c'è sempre il progetto di Castellari. C'è sempre anche quel progetto che è Oma Rises, che prima o poi forse riuscirà a vedere la luce. Però il western in Italia è purtroppo un genere che... Ma noi lo facciamo per il mondo, l'Italia sarà il 3% di questo, perciò mi capisce? Tutti i film che io faccio negli ultimi 20 anni vanno in giro per il mondo, poi se in Italia non ha importanza, il cinema è mondiale, questa è la mia mentalità. L'importante è comunque la soddisfazione personale poi nel portare a termine. Io sono privilegiato perché mi richiedono in tutto il mondo. Negli ultimi 20 anni ho girato film da registi cileni, regista brasiliano, regista ungherese, croato, russo, tedesco, francese. Cioè, sono richiesto dovunque, ho la fortuna di essere conosciuto in tutto il mondo, sono un privilegiato. Perfetto, grazie, in bocca al lupo per tutto. Crevi lupo.